Alessandro Cattelan. Cattelan, sì. Condurrà, potevo farlo anch'io, su Sky Arte. Sì. Quindi sei passato da X Factor alla Factory di Andy Warhol. Sì. Com'è stato il salto? Il salto è stato agevole perché, come raccontavo durante la conferenza stampa, è uno di quei programmi veramente fortunati perché si riescono a fare con poca pressione addosso, perché comunque resta sempre un canale di nicchia, l'arte, un mondo che riesci a toccare, a coinvolgere con poca pressione, però è molto piacevole perché ho visto posti che magari mi sarei perso nella mia vita, magari non ci sarei mai venuto. Sei ignorante proprio come appari nella trasmissione o hai fatto un po'? No, ovviamente devi fare anche un po' di domande di servizio, non ne sapevo molto, però sono sempre stato molto curioso nei confronti dell'arte contemporanea, ovviamente però pensando che è un programma che appunto deve partire da una domanda tanto semplice quanto molto spesso sbagliata e stupida come volevo farlo anch'io, ovviamente devi calcare un po' la mano a volte sulle tue domande e le tue curiosità. Di tutta l'arte contemporanea che hai esplorato, qual è l'artista che ti ha convinto di più? A Cattelan mi è sempre piaciuto, Manzoni mi è piaciuto, Jeff Koons. Ma quello che hai scoperto proprio attraverso? Koons, sì, che si trova tra l'altro esattamente in questo meraviglioso posto che è appunto della Punta della Dogana. L'ho trovato molto divertente, molto contemporaneo e mi è piaciuto. E invece nell'arte assoluta dal Pleistocene ad oggi, qual è l'artista preferito o l'opera preferita? Senza bisogno di riferirsi. Guarda, lì torno veramente a quando andavo a scuola. Uno che mi sembrava contemporaneo, pur non essendolo, perlomeno rispetto alla mia percezione quando ero bambino, era Van Gogh, che comunque lo trovavo molto colorato, molto affascinante, molto, molto divertente, quindi forse lui. È vero che è più facile capire quando uno canta bene di quando uno dipinge bene? Sì, non sempre. No, sui dipinti forse è abbastanza semplice come nel canto. Sull'arte contemporanea, l'arte concettuale, lì è un po' più difficoltosa la comprensione. Grazie mille. Allora.